Domenica 22 settembre, buongiorno da Liberato Ferrara, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli per una rapida rassegna stampa dedicata al calcio nazionale ed internazionale. Partiamo dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, Inter boom. Ovviamente la Gazzetta dello Sport ha puntato moltissimo sul derby di Milano. Ieri è stata una partita in cui l'Inter ha sostanzialmente dominato, il Milan non ha mai concluso in porta, oddio, un gol l'aveva pure fatto, ma è stato annullato per fallo di mano di Kessié, assolutamente involontario. Adesso pare che questi falli di mano si debbano fischiare per forza. Sta di fatto che il giocatore non può amputarsi le braccia. Comunque l'arbitro l'ha fischiato prima. Probabilmente Handanovic si è fermato, non so se sarebbe riuscito a intervenire. Comunque non possiamo neanche parlare di gol annullato. E peraltro, secondo me sbagliando, era stato impedito anche l'intervento del VAR perché essendo stato fischiato prima della conclusione. In ogni caso il VAR non sarebbe potuto intervenire. Sotto la notizia della Juventus che ha vinto contro il Verona, CR7 col piede, Buffon para e fa record avanti Juve. La Juventus ha faticato terribilmente contro il Verona. Nella mano di Sarri si fatica a vedere in positivo, un po' più in negativo, la Juve continua a subire gol. A Madrid ne ha presi due di testa su azione d'angolo, come era solito fare anche al Napoli. Comunque, la squadra è decisamente più forte di tutte, però insomma, il lavoro di Sarri non si vede. Andiamo avanti, Corriere dello Sport, Sarri sui punti, lo stavamo dicendo prima, governa Conte, un derby all'inglese risolto da Brozovic e Lukaku. Io ritengo che il gol di Brozovic fosse in fuorigioco, perché è vero che Lautaro Martinez non tocca il pallone, che non ostacola nessun difensore avversario, ma fa un movimento che sicuramente distrae il portiere, quello è un fuorigioco attivo tutta la vita. Ormai con falli di mano e fuorigioco si sta tradendo quello che è il senso del calcio. Poi di spalle il Napoli. La carica di De Laurentiis, ieri si è visto negli spogliatoi. Andiamo avanti, le pagine interne del Corriere dello Sport, Brogio, Lukaku e Inter, Conte felice sotto la curva, ora sono il primo tifoso. No, è un professionista, è felice per le vittorie, ma dubito che sia tifoso dell'Inter o di qualunque altra squadra. Queste pagliacciate queste dichiarazioni sono il primo tifoso, oppure di baciare la maglia, io eviterei comunque. San Siro acceso rimanda il futuro, non si sa che fine farà. E Buffon vale come Ronaldo. Buffon ha fatto bene. Ieri la prima partita ufficiale stagionale, 902 partite da professionista, ha raggiunto Maldini, tra poco lo supererà e tra poco lo supererà anche come presenza in Serie A, e per questo che ha continuato a giocare. Andiamo avanti, Napoli rivede quota 100. Che cosa si riferisce al quotidiano del Corriere dello Sport? Al fatto che il Napoli può raggiungere nuovamente quota 100 gol nella stagione, c'era sempre riuscito negli ultimi anni da Benitez a Sarri, tranne l'anno scorso con Ancelotti. Quest'anno siamo avviati sulla buona strada. Milik, Llorente, si alle torri, l'ipotesi di formazione in un Napoli che fa rampissimo turnover, che fa il Corriere dello Sport, è quello di vedere Milik e Llorente in avanti. Andiamo avanti, Dzeko caccia aperta. Dzeko, che sembrava sulla partenza dalla Roma, sicuramente il giocatore più in forma e più importante della squadra. Inzaghi, Lazio serve per umiltà. Romolo zittisce Udine, e c'è stata una dura presa di posizione di Pierpaolo Marino contro il tecnico Tudor, l'ha invitato a essere più pragmatico. City da record, ieri ha vinto 8-0. Secondo me è eccessivo. Guardiola ha detto che loro non fanno manfrine, non fanno sconti, è un modo di rispettare gli avversari. 8-0 è un po' troppo. Sempre a proposito di Premier, ci sta Lampard, c'è Klopp, Chelsea contro Liverpool, voglia di riscatto per tutti e due i tecnici. In basso la notizia della Bundesliga, Leva mostruoso, Leva e Lewandowski, 9 gol in 5 partite. E poi la Spagna, tracollo del Barça, Granada primo in classifica.
Tutto sport, il fenomeno Leclerc dedicato alla Formula 1 partita, l'apertura sul calcio, il fattore R lancia la Juventus, R sono Ramsey e Cristiano Ronaldo, poi interissimo in bronzo Lukaku. Ora rivolgo il vero toro e il grido di Balotti. Vediamo un po' che cosa dice Tutto Sport alla pagina interna. Che belli Ramsey e Ronaldo, Juve sofferenza ma tanta qualità, e Buffon rimane il numero uno. Rivolgo il vero Torino e l'intervista di Belotti invece è stata di Mazzarri, giustamente. In basso il tecnico della Sampdoria, io in discussione ci sta, dopo tre sconfitte consecutive è normale. Chiudiamo con QS Inter 4x4, un cingolato, poi una Juve in altalena, Ramsey e Ronaldo rimontano il Verona. E con questo abbiamo concluso la rassegna stampa di oggi, l'appuntamento è per domani.